bella luce per registrarvi il room tour. Finalmente ve lo registro, me l'avete richiesto tantissimo. E sono davvero contenta di avervelo fatto. Finalmente spero che vi piaccia. La mia cameretta la divido con mia sorella. Non è gigante, però non è nemmeno piccolina. Ci stiamo benissimo tutte e due. E non vi aspettate una di quelle camere super mega fighissime, shabby chic, perché la mia cameretta è molto arrangiata. È un insieme di cose che mi piacciono, messe un po' alla caso, però mi piace abbastanza. E fatemi sapere giù nei commenti se piace anche a voi. E io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla fine del video. Ciao ragazze! Allora, aprendo la porta, questa è la prima panoramica della mia stanza. Cerco di farvi vedere il più possibile. Allora, a sinistra c'è questo tipo credenza, no, non è una credenza, è una libreria, presa da IKEA. E qui abbiamo messo tutte le cassette, i libricini di quando eravamo più piccoli, sono tutte le cassette della Disney, ovviamente, tutte qui cassette registrate. E poi la nostra stanza si divide così, perché sì, io dormo con mia sorella, questa prima metà è di mia sorella e la seconda è mia. Ah, io direi di farvi vedere invece subito a sinistra della porta, questa è la porta. A sinistra della porta ci sono tutte le borse di mia sorella appiccicate e poi il cestino. Qui le ciabatte di mia sorella, altre borse là dietro e qui c'è la mia makeup collection e alcuni dei miei libri e dei miei manga. Allora, lì sopra ci sono tutti i libri e manga. E qui sotto altri libri e altri manga. Poi qui c'è la mia makeup collection. Ho cambiato qualcosina, però ve lo farò vedere poi. Quest'altra libreria invece è di mia sorella. E ci sono dei suoi libri, altre cassette, libri, peluche, un po' di tutto. Questo è il suo letto. Questo qui di Barbie, e mi chiedete sempre dei poster che ci sono qui. Ve li faccio vedere. Questi sono tutti i poster di mia sorella. Alcuni sono molto vecchi. C'è ancora il coso tipo di Natale, anche se siamo ad agosto quasi, però va bene. L'adesivo con scritto Princess, dei piccoli premi, penso. Oddio, stavo balbettando. Piccoli premi di equitazione, disegnini vari, ok. E poi lì ci sono i suoi peluche che sono sul letto. Di qua allora c'è la sua scrivania. Faccio vedere velocemente anche perché non è roba mia. E lo zaino, le scarpe, ok, le Yankee Candle. Questa ha fatto una brutta fine, poverina. E poi qui c'è il suo tavolino che è un po' disordinato perché comunque lei è appena uscita, non ha messo in ordine. E qui è l'angoletto dove studia di solito. E qui c'è il suo armadio con i verbi di latino attaccati, perché così almeno quando passa se li ripassa. E questa è la mia parte di stanza. Yuhu! Io adoro questa parte di stanza, veramente. Iniziamo dal letto, che è la mia grande gioia. Intanto il piumone tutto zebrato. Oddio, tremo anche oggi. E il piumone tutto zebrato lo adoro. E oggi non c'è il copri piumone di Hello Kitty, infatti mi dispiace un sacco, sta a lavare. E qui c'è tutta la mia collezione di peluche, questi della TY. Ce ne ho tantissimo, ne ho anche uno in macchina. Vari peluche, il dado di Benny. Ciao amore! Io ho questo adesivo qui con scritto Girls Only, tutto zebrato ovviamente. La penna rossetto di Barbie, gli occhiali, perché sì, sono una cecata. Ah, entrambe abbiamo questi fiorellini dell'IKEA, che sono delle lucette, in pratica, faccio vedere. Oppla, sono delle lucette, e sono un sacco carine. La sera accendiamo sempre quelle. Poi, qui sopra ho una foto imbarazzante di quando ero piccola. Questa foto con Pi, una foto con la mia migliore amica, questa pecorella della Sardegna. Qui ho la bambola di Elsa. Marilyn, che è tipo il mio idolo, poi il poster cartellone che mi ha fatto il mio ragazzo per non so se qualche mese, tipo 6 mesi che stavamo insieme. Questo quadro stupendo della Sirenetta che ho preso a Romix. E qui ho iniziato ad appendere dei quadri che mi hanno fatto le mie amiche e che mi avete fatto voi. E adesso manca quello che mi ha fatto la ragazza che vi ho fatto vedere, stupendo, cioè non vedo l'ora di attaccarlo, il mio calendario di Marilyn. E poi qui
c'è la finestra, io di solito appoggio il telefono qui per registrare e registro perché qui mi dà una bellissima luce. Infatti, se vedete, se mi metto così, lo sfondo è tutto bello illuminato ed è quello solito che vedete nei miei video. Un po' stranissimo girarvi questo room tour finalmente. Ah, di solito sull'angolo del letto appoggio la borsa, questa è quella che avevo oggi. E qui sotto invece ci stanno i miei calzini con i pinguini e la prolunga del caricatore, così io la prendo e mi ci metto lì a letto a giocare al telefono quando è scarico. Poi qui c'è la mia matassa di libri infinita, perché io li devo avere per forza qui, quelli più importanti che mi porto quasi sempre, perché sennò la mattina non faccio in tempo. Ah, lì c'è lo specchio, ci sono io. E poi ci sta qui l'assuccetto di Frozen e le mie salvettine struccanti per quando sono pigra, le chiavi della macchina con il libro che sto leggendo adesso, che è Ossessioni, fobie e paure, giusto? No, è Paranoie di Freud. Questo coso inquietante che ho preso da Tiger, tipo è un pulcino che... vabbè, lasciamo stare. Le veline di Frozen, questo coso qui sempre che ho preso dai Tiger, che è un piccolo portalatte, io ci metto il tè. Un coso di Tesori d'Oriente, un bagnoschiuma, e qui ci sono Cosmopolitan e la rivistina di Frozen. Questo coso qui troppo bello, è tipo un tappetino, e è di Ikea. Sotto c'è lo zaino con la busta delle cose che vi ho appena fatto vedere nei video che devo... Qui ho... tutte le mie Yankee Candle nella scatolona marrone, in quella sopra tutte le cose che devo ancora sistemare e in quella bustina le extension, le parche. Qui invece c'è la mia scrivania con tutti i miei poster di Demi, non penso che voi li vediate dai video. Ci sono tutti i miei poster di Demi di qua e anche di qua. Ah, sopra gli armadi invece ci sono altre scatole con cose. E questo è il lampadario con la pala per l'estate, perché sennò si muore di caldo. Questa è la mia scrivania e ne sono fierissima perché l'ho fatta io. Nel senso che la base è di Ikea, ma io ci ho fatto tutto questo piano che in pratica è decorato tipo decoupage, come sì, decoupage penso si chiami, con tutte le foto di Marilyn. Adesso lo devo rifare perché è vecchio, devo staccare tutte le foto e rifarlo. Allora, qui c'è il telefono, internet, i vari bicchieri, varie cosine, poi ho la lavagnetta in sughero dove appiccico tutte le cose, e il bigliettino di Nicole, la mia tessera sanitaria. Bene, molto bene. E questa cornicetta qui con P, qui ci sono tutti gli orecchini che io non posso mettere perché non ho i buchi, il mio piccolo salvadanaio a forma di cabina telefonica londinese. Adesso sto bruciando la Snowflake Cookie di Yankee Candle, che è un vecchia natalizia. Qui c'è l'accendino per le candele nel posacenere di Marilyn, una tazza con tutti i profumini e il brucia tarte. Qui ci sono tutte le cose carine e colorate. Poi vabbè, cassettini vari, lì sotto tengo il PC, le scatole della piastra e qui la sedia con i vestiti ammucchiati, perché chi è che non ha la sedia con i vestiti ammucchiati? Poi invece qui ho appeso questo fiorellino bellissimo fatto a mano in stoffa e questa di metallo, anche mia sorella ce l'ha però alla M. Qui ho appiccicato un po' di cose della Yankee, un altro poster, varie figurine vecchissime, la scritta Camilla e Deborah, foto con Camilla, ovviamente Camilla è la mia migliore amica, un disegnino che mi ha fatto una mia compagna di classe con P, una foto vecchissima di quando ero ancora mora con Camilla e la figurina di Big Hero. Qui sopra invece, appunto, come facevo vedere prima, ho tutti i miei profumi, sono tantissimi. Faccio una collezione tipo da anni. E infine questo è il mio armadio con una stampella, un fiocco e una giraffetta di peluche. E se lo apriamo c'è tutto il mio guardaroba. E insomma è pieno. E niente ragazze, questa è la mia stanza. Finalmente sono riuscita a farvi questo video. Spero davvero che vi sia piaciuta. Un bacione grandissimo. Ciao ragazze!